Giovane e bello, sì, proprio come gli eroi, Ernesto Guevara muore che non ha ancora compiuto 40 anni. Breve vita la sua, eppure entra nel mito. Nasce in Argentina, viene ucciso in Bolivia, in mezzo mille battaglie. Il Che è un ribelle, innamorato della ribellione, si oppone ad ogni potere e non riconosce autorità che non sia anche etica e giusta. Vale la pena lottare, spiegava, solo per le cose senza le quali non vale la pena vivere. E ancora, siate sempre capaci di sentire nel più profondo qualunque ingiustizia commessa contro chiunque in qualunque parte del mondo. Leale al suo detto ha vissuto. Studia medicina, viaggia in moto, vorrebbe occuparsi degli ultimi, lo farà a modo suo, combattendo. Romantico, controverso, pieno di chiaroscuri, la lotta armata come strumento per l'utopia sociale, ma anche capace di dire bisogna essere duri senza mai perdere la tenerezza. Rivoluzionario e romantico, appunto, cattura il cuore e le stanze di milioni di adolescenti. Non invecchia mai, attraversa generazioni, scavalca ideologie, fedele a se stesso fino alla fine. Ernesto a Cuba, dopo aver cacciato Batista, fa il ministro di Fidel, ma non si piega al pragmatismo di Castro, non è per niente diplomatico e Mosca non lo sopporta. Irrequieto per natura, riparte, va in Africa, poi in Bolivia, catturato dalle forze governative, viene ucciso il 9 ottobre 1967. Che Guevara non è Mandela e neppure Madre Teresa di Calcutta, eppure diventa un martire laico dei giusti ideali. Martire, verrebbe da dire, anche dei gadget, bandiere, felpe, accendini, bandane, magliette, niente gli viene risparmiato, a conferma, magari irriverente, della capacità di tenuta del mito. Ecco, questo Ernesto non se l'aspettava davvero. Comandante Che Guevara.